Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di oggi dedicato alla stock exposure e alla valutazione del rischio delle merci in giacenza, vista dal punto di vista sia del proprietario sia dello spedizioniere. È stato organizzato insieme ad AXA XL, con piacere vi presento i nostri relatori. Pascal Mattei, Chief Risk Consulting Officer Marine di AXA XL, il cui intervento sarà in lingua inglese, Michela Celli, Underwriting Manager Marine Italy di AXA XL e Francesca Tassone, Data Science e Analytics Consultant di AXA XL. Modererà l'intervento il nostro Mark Lowe, socio ANRA. Vi ricordo che alla fine del webinar si potrà effettuare il test valido ai fini RUIVAS. Come sempre, attendiamo tutti le vostre domande in chat e lascio la parola a Mark. Buon webinar e a più tardi. Buongiorno a tutti, buongiorno dal facciamo molto caldo, quindi non possiamo attribuirlo al 100% il cambiamento climatico, ma in buona parte sì, e questo ha un nesso con uno degli argomenti che vedremo oggi. Quando parliamo di stock exposure, dobbiamo tenere in considerazione una serie di fattori molto particolare, in quale è appunto quello che può essere l'impatto del cambiamento climatico sul trasporto. Di questo ne parla Francesca Tassone, parla soprattutto di strumenti sviluppati in questo ultimo periodo possono aiutarci a fare tutta serie di considerazioni riguardano il stoccaggio del merce e lo spostamento. Quindi io mi dico più di tanto, passo direttamente la parola a Michele che introdurrà un po' più in fondo l'argomento che andremo e poi ci saranno le presentazioni. Quindi ormai nel 2020 con Ecco, l'audio si è sentito molto male, Marco. Adesso ti chiamo in separata sede che cerchiamo di risolvere. La parola a Michela Celli, grazie. buongiorno a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare proprio tutti per dedicare un po' del vostro tempo così prezioso a questo webinar. Vedo con piacere che siete sempre moltissimi con una grandissima partecipazione. Come è stato preannunciato dal titolo, oggi ci vogliamo focalizzare sulla valutazione del rischio statico nell'ambito della copertura trasporti. Tradizionalmente le nostre coperture assicurano le merci durante tutti i trasporti e tutte le movimentazioni. Però sempre più spesso ci viene richiesto di inserire una sezione dedicata alla giacenza delle merci al di fuori dell'ordinario corso del transito. E questa esigenza nasce da molteplici fattori, sia per cercare di non interrompere mai la supply chain, avendo sempre a disposizione scorte di materiali e o merci per i propri clienti e tutto il just in time, e sia per avere continuità di copertura con un unico contratto assicurativo per tutte le merci, siano esse in viaggio oppure durante la giacenza. Le nostre coperture possono partire dai rischi nominati, la cosiddetta FLEXA, che sarebbe Fire, Lightning, Explosion and Aircraft, dove si va a coprire appunto l'incendio, l'esplosione, il fulmine e la caduta aerei. E poi via via può essere integrata con i rischi da furto, i catastrofali, sino ad arrivare alle coperture on risks. Un altro aspetto invece, sempre nell'ambito dei rischi della giacenza, è la responsabilità del depositario, che quando nell'ambito dei servizi di logistica, l'operatore non si occupa unicamente della preparazione della merce propedeutica al trasporto, ma mette a disposizione anche una piattaforma di stoccaggio per i suoi clienti. E in questo caso la copertura non va ad assicurare direttamente le merci, ma la responsabilità che il depositario ha, ai sensi di legge, nei confronti proprio dei proprietari delle merci e delle merci stesse che gli sono state affidate per la giacenza.
Diciamo che noi come operatori assicurativi nell'ambito trasporti abbiamo già da parecchi anni offerto queste coperture, soprattutto nell'ambito della contraenza industriale, che erano le cosiddette stock in transit. Però spesso non abbiamo mai analizzato i rischi e le esposizioni veramente in maniera molto capillare. Questo perché comunque il rischio della giacenza era effettivamente tendeva ad essere residuale. Adesso invece, come ci faranno capire i nostri colleghi, è un rischio che è una parte di rischio molto che espone parecchio sia gli assicuratori, ma ovviamente anche i nostri clienti. E avere una maggiore consapevolezza dell'esposizione e dei rischi ai quali appunto le merci possono correre, effettivamente è una cosa, diciamo che è un elemento molto molto importante. Adesso lascio con molto piacere la parola al mio collega Pascal, che ci illustrerà come meglio valutare accuratamente proprio i rischi delle merci in giacenza e le loro esposizioni. So thank you very much, Michela. Good morning to everyone. So sorry that we switch now to English. So I'm just still learning some Italian. So next time, if I have a chance again to connect, so I will do it in Italian, promised. So we'll start with that promise. Thank you anyway for dedicating your time, and thank you to Michela for setting the scene of the storage exposures within cargo insurance, explaining the importance storage have been. So I will try in a bit generic way now to explain you from a risk consulting standpoint where we are, what are our experience, and how we can help you to monitor the storage exposures in a better way in order to have a higher conscience of the risk. So basically, to start with, as you know, transport and storage have been closely linked since the beginning of the flow of goods. So we start effectively, thanks Angelica, let's start with the first slide. The ancient Romans, even though as you see here, it is not really the Romans, but in the Middle Age, but the ancient Romans already who ruled the Mediterranean used transshipment warehouses in their ports to bring the goods to the customer. Many of the goods they were shipping had a limited shelf life, and things had to be done very quickly. For this reason, storage during transport was more of a necessary evil rather than really a strategy. Care was then taken to hand the goods over to the recipient as quick as possible. In the early Middle Ages, as we can see here, business shifted from the south to the north, the cities around the north and the Baltic Sea gaining in importance. So what happened then? Long distances become, or trade over long distances become big business and usual after the year 1200s, because Europe's population was growing and there was an increased demand for any goods. It can no longer be supplied locally. So the people which haven't the goods directly available in their surrounding area had to get back to longer transport distances. Let's skip to the year 1450. So the logistic network started to become much more global. It stretched from Russia to the east, to Portugal in the west, and with Venezia and Genova in the south, where, as we know already, the first modern form of transport insurance, which is still practiced today, originated. So storage had constantly adapted to the change in logistics. In Europe, or in general, in grandpa's or great grandpa's time, it was very common to deliver goods from A to B, from one point to another, directly by a horse carriage or by a truck. The logistic networks were quite simple. They were manageable, mostly focused on general cargo
and consumers' goods which are directly delivered from the manufacturer or producer to the place where they were sold and used. On the next slide, you will appreciate that with the increasing modern globalization, the rationalization of transport, the introduction of constantly increasing transport capacities, especially at sea, consolidated traffic became more and more important. Spare parts management has gained in importance. Industry needs warehouses to accommodate a variety of product references. In our hopefully more sustainable future economy, the so-called circular economy, which we are talking quite a lot about, we hear a lot about this circular economy coming, this will definitively increase in importance, but it can also be assumed that we will have to deal with significant storage risks for a longer and more frequent period. So you can really see that integrated logistics becomes quite complicated sometimes, and even though this is a simple representation of how the flow of goods is organized now. So on the next slide, we'll summarize these points. So we can see that also the COVID pandemic, the associated changes of consumer behavior during COVID gave e-commerce a massive boost. This had a fundamental impact on the warehouse practices. Some industries are becoming more cautious about the fragility of a global supply chain designed to deliver just in time, and they do now prefer factoring some buffer stocks to meet the demands of their customers. Of course, mostly it's done by outsourcing storage because people know storage costs a lot of money, infrastructure costs a lot of money. So generally, if industry wants to store now, they do it by outsourcing the storage to specialized companies. So I will come back to this a bit later when we talked about the point of view of the logistic operator and the freight forwarder in general. So it's clear that for the insurance company also, even if we are a bit slower maybe, but we had also to learn something new and had to adapt to the circumstances. By the mid-90s, the insurance market shifted to include more and more warehouse risks from the traditional property insurance over to cargo covers. One of the main drivers was promoted by brokers, obviously, was the pricing at that time. And it was quite usual to get more or less two covers for the price of one, and it was generally agreed that marine insurers are not so deeply considerate in details all the risk connected with storage insurance. At least in the mid-90s, it was a bit the fashion. On top of that, cargo insurance provides all risk protection, which was at that time not really the case in property. And frankly speaking, the risk assessment methodology, as said, applied by the market was not that elaborated either. But on the next slide, I would also show that not only did the insurance world change, but also the logistic environment as such. So if we just take Italy as an example, there has been an increase, a very high increase of the number of warehouses. There has been an investigation a couple of years ago, or no, it was last year, in 2022, from the Università Cattaneo in Milano, that basically there are quite a lot of distribution warehouses in Italy. As you can see on the slide, we can speak about almost 4,000, a bit more now than 3,500 distribution centers, distribution warehouses only in Italy. And these are operated by a bit more than 2,000 freight forwarders or logistic operators. So these freight forwarders and logistic operators are obviously working both at national and international level. And the sites are becoming always larger for cost efficiency. You can see also here on the income, so we can see that only a few of these 2,000 companies generate two-thirds of the income. So that clearly means that the operations are becoming larger, and this means also larger warehouses.
So from the standpoint of the logistic operators also, the job has moved from traditional transportation services, the basic services from A to B, remember, OPAS and GRANPAS period. The job is now has a larger scope and offers a large, huge array of offering of services. This can be inventory management, sampling, unpacking, conditioning, packing, invoicing, just to name a few of the operations for PL or a logistic operator is deemed to propose. This obviously means for him a wider liability, broader contracts, accumulation of limits. So it's quite important for the logistic operators to elaborate some worst case scenarios to identify their exposures and protect their balance sheet ultimately. This can be done by reviewing the possible risks of accumulations, checking that their procedures are clear, they are well implemented, they are well respected. So that means that the people do really adhere to the protocols and to the rules they have been agreed. And obviously also in a way that this should not open the door to any claim for gross negligence and ultimately seek the support of the carrier's liability insurance who can help here to better check the risks and to review the contracts to see whether there are not some traps in the contract wording which could leave the door to a very high liability case. So the consequence of all this, here to have a look at it, we would jump to the next slide to find it out. Usually cargo insurance begins as soon as the goods are removed from the place of storage for the immediate carriage. So this is quite basic. I know everyone is aware of that. It ends also basically when the goods are dropped off at the designated delivery point, or after the time agreed for the interim storage has expired. For a long time, storage has been limited to 60 or 90 days in our wordings. So it was in Italy, or it is in Italy still. This makes it clear that storage is not part of the historical DNA of a transport insurance company. Of course, how you deal with this depends to a large extent on the respective insurance markets. Some are more mature, some are more open, some are more restricted on that. But if we look generally also from global experience, there are still a lot of covers out there in place for storage exposures of up to 5, 4, 6 million or even more in unnamed locations. There are still insurers who extend the duration of transport related storage or even for planned storage after or before the course of transit for an indefinite period and an unlimited number of locations. And because of this fact, we are not speaking about own warehouses. As we have seen, there is a lot of outsourcing. So generally our customers, the industry, uses most of the cases rented space on third party locations. So that means that it's not always easy to collect the required information to properly assess the risk, because you're not owning the risk or owing the warehouse where the risk is located, so it could be quite difficult. So, equally with the service of the integrated freight forwarders, the owner of the goods, who can even change during the transport based on the commercial terms of the sales contract, the Incoterms, so we can change the insurance, the insurable interest during transit. Obviously, this adds another layer on the problem that we, or almost the industry and the insurance company, they have not a clear view on where the goods are at any given time of the transport. We don't even know if they are stored for a couple of times sometimes, especially if they are intermediate storage, there could be any problem during the transportation leg. So there is a lot of undisclosed risks here. Again, coming back to the standpoint from the logistic operators, disclosing too many details raises the fear of being caught in a recovery action should a claim happen, or they just do not want to disclose all their protection measures for confidentiality reasons.
We also have to consider the influence of climate change, as we already spoke about a bit in the introduction, with respect to stronger and more frequent hurricanes, for instance, larger flood zones, wildfire. To support you in all this, we have developed some digital tools to capture the data, but obviously I do not want to unveil here the secret now, and I will then let Francesca introduce you this topic right after this more generic speech. So let's go to the next slide, and just to illustrate what could happen in case of a flood, for instance. In our memory, especially also for the cargo insurance, one of the main events, there have been a lot of events, but one of the main of them was the one in Thailand, which caused many disruption. You certainly remember along the supply chain of many companies because of the huge geographical concentration of the world's electronic components manufacturers in the concerned area. So frankly speaking, we all discovered together that there was a huge concentration there. We already knew that there might be a chance or a risk, but really the flood has made clear that we were dealing with a huge concentration. And obviously this natural hazard has disrupted a lot of the supply chain. This was also the case where the transport infrastructure was completely destroyed, for instance, with the tsunami in the region of Fukushima in Japan. And this has caused a major stop in the transport with a lot of indirect losses because of the lack of specific products causing an interruption of the manufacturing process. Just remind the shortfall of pasta productions also in Italy during COVID. It was a good example during that period because of the interruption of the wheat imports at the time where the demand of the customers was raising. On the next slide, we can see a kind of what we would call a logistic city almost. It's a location in the southern USA. And here it shows very on a very impressive way how the values can be concentrated on very large warehouses, on very large structures, which are all packed together in a certain area. Obviously, we are talking about Southern California, earthquake, hurricanes, so a lot of potential issue. But imagine a major fire there. On the next slide, we can also see that the warehouse can be quite different, obviously. This one is from my last visit to the Ivory Coast, and you have to be conscious that the infrastructure is different there. So that doesn't mean that it's bad. No, it's just different because there is different culture, there are different potentials, there are different technologies. So the risk management philosophy has also to be applied in considering that we are dealing with a lot of different type of risks. Obviously, if you go there, don't talk anymore about sprinklers, but just consider that the watchmen's, which are generally on the spot on 24/7, are regularly organizing barbecues in front of the warehouse where there is uncut high grass. So it's a reality we have just to think about and to consider. On the next slide, I will already start with my first conclusions. Well, a very short one. That's one of the messages I want you to take home. So we all really have to accept that we do not fully manage and are not aware of all our warehouse exposures along our supply chain. So I let you perhaps at this stage think you about your own organizations a few seconds to recognize if you think you are really aware of all the warehouse exposures. So let's jump to the next slide. As already said, there was the great wave of stock and transit policies, pure storage, which was previously only covered by property insurance, made his way into cargo insurance. For a number of marine insurance companies in the market, now the majority of the major losses are due to warehouse events. So there has been a survey by UMI, which is the association of the marine insurance, the worldwide association, and they are dealing with what they call the major or larger claims, which are basically claims over 500,000 euros. So it's only considering that slice of the claims band,
And when we are looking at those large claims, we know that 30% of these damages can be traced back to storage. So it's quite important. We are still speaking about cargo insurance, basically, but one third of the large losses are not cargo losses or transport losses. They are really due to the warehousing. When we express this in claims payments, so in hard money, this means 62% of the expenses on large claims. From this, you may be able to calculate the importance of natural hazards assessments. Because in terms of number of claims, there are not so many, considering that the percentage remains stable. But if we take out the natural hazards, the loss amount is reduced by 40%. On the next slide, I just want to remind that insurance is not the only solution. So next to the risk transfer operation by concluding an insurance contract, proper risk assessment and management is really required. So it's really a key aspect, obviously, of the job of the industry, because the insurers, they can help here. They can help control the exposure. They can help check the supply chain. They can help enabling prioritizing on investments to improve the quality of a given risk. But for the insured company, there is a great benefit in going a bit deeper down that road of proper risk management. So they have to, or you have to, identify in a much more efficient way all the static risks you are facing. Each of you here is required to process with careful risk management, as there are many aspects which are shown on this slide which cannot be compensated by the insurance or by the indemnity paid by an insurer in case of claims. The main points are described here. Indirect losses, so it could be quite important. There has been a study once saying that indirect losses could be up to 4 times higher than the direct loss, the physical loss on a given good. So quite an important potential. Obviously, the reputation or the risk to become once of a sudden off market cannot be underestimated. Remember that if a large and well-known company like Nokia does not exist anymore, it was just because there has been a fire in 2008 destroying the plant of a supplier which was not recognized as being critical. So a company, a really big company, disappeared because of a supply chain disruption, an unknown supply chain risk. As said, fire is a major peril. So the next slide shows how difficult it can become to control a fire when spreading out on a major warehouse. You often do not know what kind of other goods are stored. It's generally appreciated that 35% of all losses are due to fire. So 35% of the losses are due only to fire, and almost half of them are caused by failure or bad maintenance of the electrical system. Sometimes also by overloading the network with wild plugging or just violating the non-smoking rules. The picture on the right is one of my favorite because it explains that there are not only fires, but there could also be quite, let's say, creative solutions which can lead to unsuspected claims when it comes to manutention. So here that it was a picture taken from a Chinese warehouse, a high-rise warehouse where apparently they had some problems in getting the crates which are on the upper layers. So obviously this type of manipulation could end quite badly. Another example is shown on the next slide with a claim on a wine storage facility. So obviously, basically, you wouldn't consider a wine storage facility as being very exposed to fire by just the nature of the goods. So it's liquid, but liquid can burn also, as we can see here, and end up in a total destruction, not only of the goods, which was the case here, but obviously this company, they were storing a lot of product for 1 year of vintage wine. And obviously you are completely out of market if you lose the whole storage.
On the next slide is also an impressive example of what handling equipment can cause. So this one was a very good location, very well assessed, but it was just using gas-propelled forklifts, with one of them exploding, with the result which can be seen on the picture below. Other main root causes are mentioned here. So the growing importance of lithium batteries, for instance, requires careful handling and storage procedures and knowledge of the implied danger. Here also you can seek the help of your insurance partner to time right and to decide whether the procedures are well adapted to the different risks, and also to gather some basic information about all the danger which can be caused by a certain type of goods. So finally, I'm slowly but steadily coming to the end. I would conclude with the next slide with another point I would like to give you on your way back. So some of the best practices we would recommend, as we know, there will be always storage out of there. So that's a given fact. So it's clear that we have to work together hand in hand to try to better assess it. If we can together better identify all these exposures and monitor them in capturing data to be included in a holistic supply chain risk management approach, then definitively I'm confident that we can go down for a long way to a safer logistic. So all the marine risk consultants of your insurance companies out there can provide you with useful help to mitigate such risk by identifying them, by mapping the exposures, mapping the concerned values, so not just the value according to the insurance contract, but also the real-time value, which is on a given location exposed. Obviously, the quality, the scoring of the warehouse, some benchmarking about the type of warehouse you use compared to your competitors, because the risks are always there. You just have to be better and safer and well, better protected than your competitors. So that's the main goal. And also recognizing all the threats, this would obviously add an incredible value to the protection of your assets and ultimately also to protect your balance sheet. So this is why in the continuation we will discuss what solution AXA can offer you. And with that introduction, I would thank you for your kind attention. And I'm very glad to hand over to Francesca to give you more details about now the solutions. Now that we have recognized the problem, Francesca will detail a bit one of the solutions which could be adapted. Thank you very much. Grazie mille, Pascal. Unfortunately, we're experiencing some technical issues, possibly mine. So, I don't know if you can hear me and hear me well. Passo adesso la parola a Francesca. Particolarmente interessante nella presentazione di Francesca ci sarà l'aspetto tecnico. Ascoltando prima Pascal, emerge emerso un scenario altamente complesso, un po' incubo per un risk manager, perché è uno scenario in cui il risk manager, l'azienda, non ha il controllo su quello che possiede, in quanto è in transito, non si sa esattamente di dove, non si sa esattamente di come, torneremo su questo dopo, però è estremamente complesso. Quindi ogni possibile apporto tecnologico che ci assiste all'inizio di avere chiarezza su quali tipologie di luogo e località verranno soggiogate le merci, e in un secondo momento fragilità e informazione riguarda come stanno muovendo le merci. Ogni tipologia di apporto tecnologico è benvenuto. Quindi mi fermo qui, passo la parola a Francesca, grazie.
Grazie mille Mark, grazie mille Pascal. Intanto buongiorno a tutti. Io sono Francesca Tassone, sono parte del team di Data Science Analytics di AXA XL, in particolare dell'area Risk Consulting. E come anticipavano Pascal e Mark, appunto, nei passati mesi abbiamo lavorato sull'implementazione di una soluzione che vuole andare a consentire quella che è una visione al cliente delle esposizioni cui i propri prodotti e le proprie merci possono essere soggette in una fase così delicata come abbiamo visto quella del trasporto e del deposito dello stoccaggio. Quindi passando alla slide successiva, come siamo partiti, diciamo, nella creazione di questa soluzione? Da un'analisi dei sinistri. Quindi abbiamo usato uno spettro che è quello degli ultimi 5 anni e abbiamo analizzato quelle che appunto erano le frequenze e la magnitudo dei sinistri. E utilizzando queste due variabili abbiamo visto come tra le tre principali cause di danno trovavamo appunto il furto, innanzitutto, gli eventi naturali, i danni da acqua e da contaminazione, seguiti poi dall'incendio che comunque presenta una statistica piuttosto rilevante, in particolare per la frequenza dei sinistri. E abbiamo quindi deciso di considerare questi quattro elementi come un po' le colonne portanti, diciamo, della nostra valutazione, della nostra analisi. Infatti, sul lato destro della slide potete vedere quelli che sono i 5 driver delle nostre valutazioni, partendo da tutti i rischi collegati ai prodotti, e qui vengono comprese generalmente le condizioni dei depositi che possono andare ad alterare o danneggiare la merce e i prodotti contenuti all'interno. Abbiamo poi il furto, l'incendio, i rischi catastrofali naturali, più in generale le esposizioni esterne, e questi sono appunto gli elementi di cui parlavamo prima, a cui siamo andati ad aggiungere il rischio di terze parti, parlando appunto di rischio geopolitico, che riusciamo a catturare grazie a quelle che sono delle mappe che ci vengono fornite da provider specializzati, che fanno sì che riusciamo ad ottenere quello che è un indice specifico di esposizione per paese. Quindi questo per noi è molto importante. Importante, passando poi ai rischi di appropriazione indebita e ai rischi relativi alla gestione dei sinistri. Quindi questi sono, diciamo, i 5 driver che direzionano poi quella che è la nostra valutazione. Passando poi alla slide successiva, andiamo a capire perché è importante effettuare questo genere di analisi. Appunto, come hanno anticipato i miei colleghi, la fase è delicata, la fase del trasporto e lo stoccaggio è una fase molto delicata e molto importante. Appunto, come anticipava Pascal, studi dello IUMI hanno dimostrato come circa il 33% dei sinistri relativi a prodotti e merci avviene proprio in questa fase. Quindi riuscire in qualche modo a avere una visione, avere più consapevolezza di quelle che sono le esposizioni delle merci in questo momento così delicato per il cliente diventa assolutamente cruciale. E in più potersi affidare a quella che è una soluzione come la nostra, quindi interamente digitale, ci consente anche di ottenere due ulteriori vantaggi. Quindi, da un lato, raccogliere tutte quelle che sono le informazioni essenziali nelle location temporanee, che sono più difficilmente, diciamo, accessibili da un punto di vista informativo rispetto a quelle che possono essere le location più stabili. E dall'altra parte andare anche ad aggiornare costantemente le informazioni, quindi creare una sorta di storico relativo da un lato a come cambiano le esposizioni e dall'altro anche alla postura dei depositi, quindi comprendere come i depositi si comportano in modo da poter ridurre eventuali rischi critici. Parlando appunto di soluzioni digitali, con la prossima slide vado quindi a presentarvi quella che è la nostra proposta. La nostra proposta si inserisce all'interno di una piattaforma di proprietà di AXA XL che è Riscanning. Riscanning appunto è un tool studiato per essere multirischio, quindi applicabile a diverse tipologie, dall'incendio, il furto, i rischi catastrofali, il cyber. E questa flessibilità ci ha consentito di poter inserire anche una valutazione, un'analisi specifica relativa alla fase di trasporto e stoccaggio. Come funziona generalmente la piattaforma? La piattaforma è interamente digitale, quindi il cliente ha semplicemente necessità di accedere in piattaforma e dopodiché può svolgere tutto direttamente da Riscanning. Si parte dalla creazione di un questionario. Il questionario può essere o utilizzato uno dei nostri template, che sono dei questionari da noi preformati grazie anche all'ausilio dei nostri risk expert e dei nostri consulenti, oppure creare un questionario interamente customizzato, quindi lo andiamo proprio a creare insieme al cliente, andando in questo modo chiaramente a mettere l'accento su ciò che per lui è rilevante catturare ed analizzare. Vengono poi identificate le persone che andranno a compilare il questionario, questo può essere o il proprietario della merce o più comunemente il gestore del deposito, e apriamo così la fase di data collection, che una volta conclusa fa partire quella che è una prima analisi. La prima analisi viene svolta da parte dei nostri algoritmi automatici.
algoritmi che nel caso dei questionari template sono degli algoritmi standard da noi appunto preformati e prestudiati insieme ai nostri consulenti, oppure degli algoritmi interamente customizzati nel caso di un questionario personalizzato con il cliente. Questo è importante perché anche dal punto di vista dell'analisi e dei risultati in questo modo potremo proprio evidenziare ciò che per il cliente è più rilevante. Al termine quindi della prima fase di analisi effettuata con gli algoritmi, poi i nostri consulenti vanno sempre a revisionare la valutazione e a corredarla da quelle che possono essere delle proprie osservazioni fino anche a dei suggerimenti, quindi proprio dei consigli che possiamo andare a fornire per ridurre l'esposizione. E arriviamo quindi a ciò che noi andiamo a consegnare al cliente, una reportistica, anch'essa interamente digitale, che va dal lato macro, quindi andiamo ad analizzare quelli che possono essere dei risultati che comprendono tutti i depositi da noi appunto considerati, fino a un micro, quindi fino al dettaglio del singolo deposito, quindi con le esposizioni relative al singolo deposito considerato nell'analisi. Passando alla slide successiva, abbiamo parlato di report. I nostri report sono corredati da diversi grafici. Il grafico vuole andare appunto a rendere più facile, più immediata quella che è l'interpretazione dell'analisi. Normalmente si parte da un primo rating che va appunto ad identificare se il deposito che abbiamo analizzato è un deposito di livello basso rischio, alto rischio o standard, quindi all'interno della media. Utilizziamo, come vedete, una scala che va da 0 a 400 in accordo con gli standard internazionali dell'insurance marine, quindi ci siamo allineati in questo senso, dove 0 è indicato un deposito a basso rischio, 400 un deposito di rischio molto importante. Entriamo poi invece più nel dettaglio all'interno proprio dell'analisi. Come vedete c'è un grafico radar in cui le 5 punte sono i 5 driver di cui parlavamo all'inizio. In questo modo possiamo capire quale driver ha dirottato l'analisi da una valutazione rispetto che l'altra, quindi andare a capire quali dei 5 ha maggiormente spinto per ottenere una certa forma di valutazione, fino a poi ad arrivare ad un livello ancora più profondo, quindi di KPI, per cui andiamo a studiare proprio la composizione del driver e andiamo a analizzare all'interno del driver quali sono stati gli elementi che hanno portato ad un certo risultato. Quindi arriviamo proprio a livello di dettaglio di singola domanda. Passando alla slide successiva, qui vi ho voluto dare una visione di quello che è l'aspetto del nostro questionario. Appunto abbiamo parlato di una soluzione interamente digitale in multilingua, quindi piattaforme e questionari sono settabili nella lingua che il cliente o la persona che andrà poi a compilare il questionario preferisce utilizzare per una migliore comprensione delle domande e delle risposte. E poi la soluzione, diciamo, digitale ci consente anche un'importante analisi dal punto di vista della geolocalizzazione. Come anticipava appunto anche prima Pascal, avere un'idea precisa di dove si trova il deposito vuol dire in qualche modo poter portare a galla tutti quelli che sono i rischi naturali. In questo caso infatti attraverso l'indirizzo o le coordinate geografiche noi possiamo identificare precisamente dove si trova il deposito ed avviare un'analisi multiperil dal punto di vista dei rischi naturali, considerando tutti i rischi alluvionali, qui ci affidiamo a mappe di standard GBA o tutte quelle che sono le altre nostre griglie di rischio, poi lo vedete successivamente, comprendiamo territorio, il livello del terremoto, quelli che possono essere invece vulcani o grandinate, soluzioni di diverso tipo. E quindi possiamo andare proprio ad identificare il deposito nello specifico, a che genere di rischi naturali è esposto e in che modo. Oltretutto, in particolare per quanto riguarda le alluvioni fluviali, abbiamo anche a disposizione delle mappe che ci presentano quelle che sono le protezioni attive nel momento, per cui possiamo andare proprio a costruire un'analisi su più livelli che ci dimostra da un lato la morfologia del territorio e l'esposizione naturale, ma anche quelle che sono le protezioni, le barriere che possono essere state create per ridurre il rischio. Qui in particolare vi ho postato quello che è un test fatto da me, ho preso un punto, il comune di Lugo in Emilia Romagna, che come sapete è stato di recente purtroppo teatro di un'importante alluvione, e come vedete appunto le nostre mappe sono in grado di catturare nell'immagine sottostante il fatto che sia una zona ad elevato rischio in questo senso. Passando poi alla slide successiva arriviamo per cui ai report, i report di cui abbiamo parlato. Passiamo innanzitutto a quello che è il dettaglio macro, chiamiamolo così, quindi la valutazione del portafoglio. Innanzitutto siamo in grado di restituire al cliente quella che è una mappa su scala globale che gli consente di identificare dove si trovano i diversi depositi, quindi i punti che vedete sono punti appunto che rappresentano i diversi depositi, ognuno ha un colore diverso perché ogni deposito, come dicevamo prima, ha un livello di vulnerabilità, un risk grade associato differente, e questo consente al cliente di capire a livello geografico dove si trovano
i depositi innanzitutto e che livello di esposizione possono avere, quindi se ci sono delle aree geografiche che sono più critiche in questo senso. Possiamo poi anche andare a vedere nel grafico in alto a destra invece un dettaglio in più, sempre dal punto di vista geografico, ma leggermente differente, perché in questo caso siamo in grado di indicare al cliente dove si trova la concentrazione principale in termini di valori economici, quindi qual è il paese in cui il cliente ha la maggioranza del suo TIV, del suo valore assicurato. In questo caso, ad esempio, gli Stati Uniti sicuramente spiccano su tutti gli altri, per cui sono due informazioni di livello geografico differenti e possiamo poi andare anche a combinare in qualche modo le informazioni. Nel grafico in basso a sinistra è un grafico per noi sempre molto rilevante, l'isorischio, che ha in orizzontale la vulnerabilità e in verticale invece il valore assicurato. Andiamo quindi ad incrociare queste due variabili e identifichiamo una zona che è quella in basso a sinistra, che normalmente noi consideriamo una zona di comfort, basse vulnerabilità, basse somme assicurate, quindi niente di particolare rilevante da evidenziare al cliente. E una zona che invece sicuramente è più critica, che invece quella in alto a destra, dove abbiamo elevate vulnerabilità e somme assicurate più importanti, che è sicuramente un punto da attenzionare per i nostri clienti perché può diventare decisivo e critico. Possiamo poi andare, anche parlando di rischi naturali, a performare quelle che sono delle analisi specifiche. In particolare questo lo effettuiamo nel caso delle alluvioni fluviali, quindi andiamo sostanzialmente ad escludere tutti quelli che hanno i driver di cui abbiamo parlato fino ad adesso e ci concentriamo esclusivamente sull'alluvione fluviale, quindi sulle caratteristiche del territorio, sulle altezze d'acqua. In questo caso possiamo sempre fornire al cliente quella che è un'immagine di portafoglio, quindi del complesso dei depositi analizzati, ma con uno spaccato specifico riguardo appunto questo genere di peril. E in questo caso vediamo appunto che il cliente in questione aveva 114 siti, 114 depositi in una zona assolutamente a basso rischio, ma vediamo anche 14 siti a un rischio particolarmente invece elevato, per cui sarebbe importante poi andare a capire chi sono e qual è anche il livello di TIV associato. Passando poi alla slide successiva, arriviamo poi invece alla reportistica che fa riferimento al dettaglio del sito. Quindi al termine di ogni valutazione, come abbiamo detto, abbiamo la creazione di un report specifico per deposito, anch'esso interamente digitale, quindi consultabile online. Cosa contiene il report di sito? Una breve anagrafica del deposito che ci dice chi è, dove si trova, quali sono le merci contenute all'interno, che tipologia di deposito è, e il risk grade, quindi quella che era appunto la valutazione generale complessiva che otteniamo al termine della prima fase di analisi. Abbiamo poi il grafico radar che abbiamo visto in precedenza che ci indica dove si trovano, diciamo, le esposizioni principali in termini di driver e una zona che è quella dell'executive summary. Qui i nostri consulenti possono andare a fornire tutte quelle che sono delle proprie osservazioni, dei propri punti di vista, quindi apportare anche un valore aggiunto in più rispetto a quello che avviene esclusivamente dall'analisi effettuata dagli algoritmi. E infine abbiamo una pagina che è interamente dedicata ai rischi naturali, qua appunto vedete l'elenco dei peril di cui parlavo prima con tutte le griglie specifiche, corredata anche da tre mappe che ci servono a poter, diciamo, identificare in maniera anche più semplice, più veloce, quelle che possono essere delle esposizioni specifiche. Vediamo qui ad esempio da un lato quella che è l'alluvione fluviale, dall'altro anche il sisma che sicuramente presenta una criticità. Quindi in conclusione il nostro strumento vuole andare in qualche modo a fornire al cliente quella che è un'immagine che gli dia più conoscenza, più consapevolezza anche di quelle location di cui normalmente non riesce ad avere informazioni sufficienti per consentirgli di avere un processo decisionale più semplice, più efficace e di capire come poter allocare al meglio le proprie risorse data appunto la situazione che si trova a dover affrontare. E qui io vado appunto a concludere, passo la parola a Mark. Grazie Francesca, è molto interessante. Purtroppo abbiamo ancora qualche problema di natura tecnica, quindi auguro che riuscite tutti quanti a sentirmi. Senza webcam va meglio, Mark. Benissimo, evidentemente qui a Genova siamo rimasti un po' indietro, perché ogni tanto abbiamo questo problema di connessione, no? Non sono in wifi, sono connesso direttamente in internet, una connessione peraltro nuova, ma ogni tanto purtroppo qui abbiamo problemi di connessione in questa zona della città e come vuole quella famosa legge che non citerò,
cosiddetto Sol's Law, l'ho citato, questi problemi accadono esattamente quando non devono accadere. Detto tutto ciò, vi chiedo scusa per questo problema tecnico. Francesca e Pascal hanno presentato una serie di argomenti molto interessanti, che invita innanzitutto una riflessione su quanto un risk assessment sia veramente complesso in un momento in cui non abbiamo l'assoluta chiarezza riguardo dove sta la merce, quale parte del sempre più complesso rete di logistica si trova ciò che mi occorre. Ogni apporto che la tecnologia può rappresentare, che ci consente innanzitutto di fare un lavoro di monitoraggio, ma ancora forse più importante, fare un'analisi che ci consente di prendere delle decisioni informate, ovvero se devo specificare un'area di stoccaggio, posso fare un ragionamento in termini di non solo la sicurezza e le caratteristiche di questo particolare luogo, ma anche volendo delle considerazioni riguardo il meteo in quel momento dell'anno. Arriviamo a questo punto, addirittura a questo livello di complessità. Quindi molto molto interessante. Io faccio anche un'altra osservazione. Tutto sommato possiamo mettere insieme a tutta una serie di informazioni utili e fare i nostri ragionamenti e aggiungere le nostre conclusioni, possiamo mettere anche un particolare focus su cambiamenti e tensioni politiche e geopolitiche, che fortunatamente a volte sono abbastanza facili non da prevedere, ma piccole parti facili da prevedere. Quindi mettere insieme informazione che ci consente di prendere delle decisioni, informazioni di diverse tipologie. Da una parte ciò che è abbastanza prevedibile, dall'altra parte ciò che non è minimamente prevedibile, ad esempio un tsunami, un terremoto, un allagamento. Però già sapere qual è la nostra esposizione a questa tipologia di rischio ci aiuta ad avere un quadro della situazione molto molto più preciso. Quindi al momento di condurre un audit preciso e dettagliato, cosa che va fatto in continuazione, ricordando sempre che il audit non è una cosa che va fatto e archiviato, è una cosa viva, è soggetto a cambiamenti, quindi per definizione soggetto a revisione. Tutto questo informazione che sappiamo già, ovvero tutta una serie di elementi informativi che sappiamo già dove prenderli, associato ad un prodotto, un software sostanzialmente, un'applicazione che ci aiuta a fare una valutazione di rischio basato su dati che attualmente non conosciamo, è tutto molto molto utile, tutto molto molto interessante. Io chiuderei le mie considerazioni qui, perché c'è qualche domanda. Quindi passiamo alla fase di domande e risposte, anche perché ho sospetto che il mio audio rimane sempre un po' ballerino. Vado alla prima domanda che è arrivato ed è rivolto a Francesca. Quindi Francesca, cortesemente, avete considerato i near miss? Possono essere considerati, in realtà sì, non fanno parte delle nostre valutazioni standard, però appunto parlando di questionari customizzati possiamo assolutamente prenderli in considerazione, sì. Grazie. Adesso
un'altra domanda è la seguente, leggo direttamente. Vorrei sapere se il sistema di acquisizione dell'informazione tiene conto anche delle esposizioni legate alla tipologia di merci stoccato e in particolare laddove un large warehouse fosse suddiviso in aree affittate a più soggetti logistici. Queste sono quattro domande in uno, quindi rileggo tutto, Francesco. Vorrei sapere se il sistema di acquisizione delle informazioni tiene conto anche delle esposizioni legate alla tipologia di merci stoccata ed in particolare laddove una large warehouse fosse suddiviso in aree affittate a più soggetti logistici. Francesca, grazie. Sì, assolutamente sì. La tipologia di merce contenuta e le caratteristiche della merce contenuta vengono prese in considerazione nell'analisi. Anche qui, trattandosi sempre di questionari che poi possono essere più o meno dettagliati, dipende da quanto il cliente vuole scendere nel dettaglio. Abbiamo avuto dei casi in cui scendevamo in un dettaglio molto molto importante, avendo delle sezioni esclusivamente dedicate soltanto a raccogliere informazioni riguardo alla merce contenuta, dei questionari invece dove invece si decideva di rimanere più ad alto livello. Per quanto riguarda invece i depositi in cui appunto troviamo più merce, dipende un po' dalla caratteristica del deposito. Se sono suddivise in maniera chiara, si chiede tendenzialmente di fare riferimento soltanto a quella zona che è dedicata alla merce del cliente che appunto ci ha commissionato l'analisi. Nel caso invece di limitazioni non molto ben definite, andiamo poi nel dettaglio del questionario a tentare di capire e specificare se all'interno appunto del deposito troviamo merce di tipologia differente e delimitiamo poi noi l'area in qualche modo, parlando chiaramente con il gestore del deposito. Quello che si vuole fare è tentare di sempre circoscrivere quanto più possibile da un punto di vista fisico e merceologico l'analisi esclusivamente ai prodotti del cliente che ci ha ovviamente commissionato l'analisi. Questo è un po' l'obiettivo. Grazie Francesca, assolutamente autorevolmente, quindi una risposta molto dettagliata, grazie. Faccio un Pascal, io so che l'italiano lo capisce, però ci puoi rispondere in inglese, per favore. Un'altra domanda qui è: unnamed location ha un massimale per sinistro o un massimale 25 MUSD, milioni di US dollars, presumo, copre al massimo 5 sinistri di 5 MUSD, shall I translate that very quickly? The insurance cover for unnamed locations has a maximum per claim or a cumulative maximum. For example, 25 million US dollars is the maximum cover, or is the cover 5 claims for 5 million US dollars? Can you explain, please, Pascal, a little bit about the claim maximums and the cumulative maximums, please? Yes, of course. Obviously, it's not that easy because it depends a lot about the wording. So, as we said before, and as was Michaela was expressing, I mean, there are still of different wordings out there in the different markets. So, basically, if we do insure a certain value per unnamed location, it's per location. And if there is no overarching limit in the contracts, obviously, you can have several hits on the same location, creating an accumulation. So this is why generally also it's important to focus on the values which are really at stake, and to try to sublimit at policy level a maximum per event, especially in terms of natural hazards. But it depends obviously a lot of what has been agreed, but definitely for higher limits we would never recommend unnamed location, because unnamed location that just means it's a black hole, so you don't have any vision about the risk,
And this is definitely not ideal, not just for the insurance company, but I'm thinking also for the client, because as I said before, there could be a lot of indirect losses, a lot of unknown exposure, which basically in terms of risk management is not really good. And I'm not sure whether this replies exactly to what has been meant. Maybe just before I let you and so, Mark, just to comment on what Francesca said before, if we have larger risks, obviously, and if we have some doubts about the results of the questionnaire, that doesn't mean that we won't completely stop from doing physical surveys. So, especially for higher exposures, it could be still worse to have a risk consultant going to the location and checking exactly what has been asked by the person. That means to see whether there are different fire compartments, what kind of other goods are stored, because sometimes in the questionnaire you've not got all the information. So depending on the type of risk and the magnitude of risk, there are still some visits to be done physically on the spot. But coming back to the question, I don't know, Mark, if that's what the answer you was expecting. Yes, I think you have covered the question, Pascal. Just before I ask a question to Francesca, can I ask you, Pascal, a little bit about how the audits, on-site audits, are actually conducted? When we send somebody down to take a close look at a warehouse or similar, how does that work? How long does it take? What sort of information are they looking for? Just very quickly, please. Yes, of course. If we already have the information out of risk scanning, as Francesca explained, it will be much simpler to conduct such a survey, which generally, depending on the size of the warehouse, would take from 2 hours to 4 or 5. So it's hard, but generally in 2 hours it's done. And what we're looking at is on how the rules and the measures are lived. So on the spot, it's sometimes you see it a bit differently that was what has been announced on a questionnaire or in writing. So what we're looking at is what kind of goods are stored, how they are protected, the access control or the procedures, the logistic procedures, what exactly is done in the warehouse in terms of weighing, sampling, are the different, if we are ensuring liability, are there different aspects in the contract to consider in terms of liability, of the scope of work of the warehouse, and obviously having a look then at all the alarm systems, fire management and this kind of stuff. So it's really broadly occupancy, construction, location and measures. Perfect, thank you, Pascal. And so at the end of this process, a facility will be assigned a specific score in the different areas that have been studied, and then after that, an overall score, I would imagine. Is this correct? Exactly, that's correct. Yeah, we have an overall score then on the warehouse, and we obviously, which is quite important, have a list of recommendations. So our risk scanning reports do also include the recommendations. If there are visits on the spot, there could be even refined, and we will then take care to follow up on that recommendation. And the good thing of risk scanning is also that we can adapt the risk score once the recommendation have been implemented. So there is a direct interest for the clients to do so, because then Francesca will obviously amend the risk score, and you will shift from red to amber or even to green once you have implemented the recommendations and rising then the overall score of your warehouse exposures. Fantastic. Thank you, Pascal. And Francesca, another question for you. Buongiorno. È possibile coprire solo il rischio di giacenza? Esistono dei premi minimi? Quindi due domande. È possibile coprire solo il rischio di giacenza? E, seconda domanda, esistono dei premi minimi? Per quanto riguarda i premi minimi, no. Almeno che io sappia, non abbiamo mai considerato premi minimi, non abbiamo mai messo soglie sotto questo punto di vista. Soltanto, allora, se parliamo diciamo del rischio in giacenza, questo vuol dire escludiamo la BI,
anche questo in realtà è modulabile, nel senso che possiamo esclusivamente coprire quello che è il discorso relativo al, appunto, al rischio in giacenza, escludendo totalmente i concetti che poi fanno riferimento invece a un'interruzione dell'attività, ma abbiamo avuto anche esempi invece di clienti che chiedevano quella che è, diciamo, un'integrazione, una sorta di analisi più onnicomprensiva proprio sulla supply chain, e in cui il tema della business interruption diventava assolutamente centrale, assolutamente rilevante, e andavamo poi anche lì a creare un'analisi e usare dei punti di riferimento alcuni forniti allo stesso cliente per identificare l'eventuale interruzione che genere di impatto avrebbe avuto poi sul cliente finale, essendo comunque un tema centrale. Spero di aver risposto alla domanda, spero di aver capito bene. Mi intrometto in questa domanda, che può essere anche appunto più relativa alla parte assuntiva. Diciamo che per nell'ambito delle coperture e trasporti non può esserci solo un rischio giacenza, perché noi non possiamo, diciamo, sono nell'ambito del ramo trasporti, il rischio della giacenza deve essere complementare, ma la primarietà del rischio deve essere quello proprio del trasporto della merce. Da un punto di vista poi di risk consulting, ovviamente i servizi che loro possono, diciamo così, fornire ai clienti sono ovviamente diversi e possono appunto essere, diciamo, focalizzati sicuramente sulle merci in giacenza. Per quanto riguarda appunto, come ripeto, le coperture dei trasporti, devono avere la prevalenza, diciamo, dei rischi devono essere quelli del trasporto, ai quali poi si può anche abbinare una sezione giacenza con appunto anche una lista di magazzini identificati e eventualmente anche un sottolimite per quelli che possono essere appunto unnamed, cioè non identificati. Questo è, volevo giusto precisarlo per non lasciare poi dubbi o anche false aspettative da chi pensa, che può pensare eventualmente che noi vogliamo offrire anche delle coperture nell'ambito della sezione del ramo trasporti, solo coperture di giacenza, perché allora queste, diciamo, vanno al di fuori del nostro ramo, ma allora devono essere collocate nel ramo property. Anche la business interruption è una copertura che non viene presa in considerazione nell'ambito delle coperture stock in transit, ma è proprio una sezione dedicata nell'ambito property. Noi andiamo a coprire il danno materiale diretto alla merce, e perciò sia durante il trasporto che durante la giacenza. Grazie Michela. Se posso approfittare, rivolgerei la domanda successiva proprio a te, se non dispiace. E la domanda è la seguente: uno dei problemi fondamentali nel coprire tramite la polizza Merlin e non property, le somme assicurate, merci, è l'impossibilità di coprire la partita BI. AXA prevede di poter inserire anche questa partita, e se non immediatamente, anche in futuro? Rileggo la domanda. Uno dei problemi fondamentali nel coprire tramite la polizza Marine e non property le somme assicurate, merci, è l'impossibilità di coprire la partita BI, Bologna-Imola. AXA prevede di poter inserire anche questa partita, e se non immediatamente, anche nel futuro? Io credo che, allora, ovviamente quando i rischi sono, diciamo, di una particolare rilevanza e hanno, diciamo, il cliente ha bisogno di una copertura che è più nelle corde del settore property, è giusto che vada a identificare la copertura che maggiormente così calza alle sue necessità. Nelle coperture marine, ovviamente la parte giacenza, per quanto abbiamo visto che è aumentata sia la necessità e anche i valori che sono in gioco,
però non possiamo andare a snaturare le coperture trasporti, cioè le coperture trasporti sono appunto nate principalmente per andare a coprire tutte le movimentazioni delle merci e anche le giacenze in corso di transito. Poi, come diceva bene Pascal, negli anni 90 qualcuno ha avuto così la magnifica idea di andare ad inserire anche subito piccola diciamo così, copertura giacenza, praticamente quasi, quasi gratuita. E poi da lì è iniziato un po' tutto. Poi sappiamo anche che il mercato property ovviamente è molto più reattivo anche a livello di pricing rispetto al mercato marine, che è sempre molto più, diciamo, aperto alla flessibilità e ci sono anche ovviamente dei valori in rischio totalmente diversi, dove il property ha comunque delle esposizioni molto elevate ed è per questo che è più difficile anche reperire capacità e anche questa capacità è molto più costosa. Secondo me, appunto, noi possiamo sicuramente avere una maggiore, intanto, consapevolezza dei rischi che andiamo a proporre e anche un'analisi che possiamo diciamo offrire al cliente, offrendo appunto un'analisi del rischio molto più puntuale, molto più dettagliata, proprio perché non debba essere solamente un trasferimento di rischio, ma debba essere proprio un percorso che si fa insieme con il cliente. E perciò, oltre ad offrire una copertura assicurativa, si offrono anche dei servizi che sono sicuramente sempre di più rilevata necessità, proprio per le esposizioni che sono a rischio. Però appunto l'idea non è quella di togliere, diciamo, delle coperture dal ramo property per metterle nei trasporti, ma quando c'è soltanto la parte, diciamo, merci, che appunto c'è la parte trasporto e anche la giacenza, secondo me ha senso metterla con la appropriata valutazione e mettere appunto questo nella parte trasporti. Quando invece ci sono dei rischi anche più, diciamo, delle coperture più articolate, dove ci sono varie partite e dove appunto la collocazione più naturalmente è quella del risk property, secondo me è giusto, anche perché poi spesso il risk property ha dei limiti molto elevati e ha anche però delle franchigie molto elevate. Insomma, a volte le due possono essere complementari, però non andrei a sostituire quello che fanno i nostri colleghi del property nell'ambito marino. Se ho risposto alla domanda. Direi proprio di sì, grazie Michela. Pascal, now we have a very, very interesting question here, and I think the question could be debated for 4 or 5 hours without any problem at all. So we don't have 4 or 5 hours. So here's the question for you, Pascal. In your experience, is the cargo sector, can the cargo sector be influenced by cybersecurity risks? Well, unfortunately, yes. So definitely, yes. So to be quick, there are many scenarios for cargo insurance, including cyber risks. There have been, just to be very short, but just to remain, two major claims which happened. Once in the port of Rotterdam, where drug smugglers hacked the system of the container repositioning, because they just wanted to isolate the container which contained drugs from the others, and they hacked the system, so which at the end no one really knew where each container was, because only that a computer is aware of where the containers are stacked and stored and placed in a major port. And this could be very tricky if the system is hacked, because then you get completely loss of control of all the shipments and the transshipments and the loading of a vessel. Second example was the port of Long Beach. It was a couple of years ago, 3 years, I guess, if I remember well, in Los Angeles.
where there have been also some issue with hacking into the system of the port operational software. So there could be disruptions along the supply chain, which obviously would hit cargo insurance. And our main loss scenario is that the terrorists, for instance, could gain control over a vessel and use the vessel like they did in 9/11 with a plane, but use a vessel, for instance, a tanker or a larger bulk carrier, and to steer it into either storages in the port or into a cruise vessel. So there are a lot of scenarios, but yeah, definitely cyber risk has an importance. Also on storage, to come back on the topic of today, if you have large warehouses with inventory management, everything which is completely drawn by the IT, obviously if you hack the IT, you may not be able to sample, to pick the goods, and you will just disrupt at least for a couple of hours, days, weeks, the supply chain. So yes. Thank you, Pascal. And indeed, the dangers and the threats posed by malicious cyber acts are enormous. If we take a look specifically at the maritime sector alone, some of the threats there are very, very worrying, to say the least. So, as I said earlier, we could talk about this for hours and hours, but unfortunately we can't. And I have to go back to Michela now with a question, una domanda fatto specificamente per Michela. La seguente: lo spedizioniere non ha sempre la possibilità di sapere se la merce stoccata presso i suoi magazzini sia assicurato o meno. Per tutelare la sua posizione commerciale nei confronti del cliente, è possibile stipulare una copertura all risk in contingency che opera in assenza di copertura sulle merci stipulato dal proprietario? Lo ripeto perché è un po' lungo. No, ho capito perfettamente. No, grazie. Diciamo che assolutamente sì. Allora, prima di tutto bisogna offrire la copertura della responsabilità del depositario, proprio perché questa è, diciamo, quella a cui lo spedizioniere o comunque l'operatore di logistica che detiene le merci per conto di stocca le merci per conto dei suoi clienti, ovviamente è tenuto ai sensi di legge. Poi ovviamente può succedere, allora ci sono vari scenari. C'è lo scenario dove il cliente dello spedizioniere chiede specificatamente di non soltanto di stoccare le merci, ma anche di coprire le merci in giacenza, e perciò questa è di fatto una copertura, appunto, che viene data come danni per conto, nel senso che il contraente rimane lo spedizioniere, ma l'assicurato ovviamente è il suo cliente. E poi invece può succedere anche, come giustamente era oggetto della domanda, può succedere che ci sia un po' una zona grigia, no? Che non ci sia questa chiarezza di comunicazione tra il cliente e lo spedizioniere. E allora questa zona grigia può essere così, diciamo, tenuta coperta a secondo rischio. Cioè si dice che laddove ci fossero già delle altre coperture, appunto per quanto riguarda le merci in giacenza, la nostra copertura andrà a secondo rischio e non deve essere intesa come una doppia copertura, perciò non verrà applicata la doppia assicurazione, ma solamente, diciamo, nel momento in cui la copertura o non fosse esistente oppure in maniera, diciamo, a volte viene anche, diciamo, specificato in big deal, cioè in differenza di limiti o differenza di condizioni. Ovviamente se è un secondo rischio puro e non un big deal, ci sarà un premio diverso, perché ovviamente in big deal, non sapendo, diciamo che è una contingency però un pochino più estesa, proprio perché non si sa quanto possa essere coperta quella merce
da chi avrebbe dovuto appunto provvedere all'assicurazione. E allora se noi diamo no risk quando invece la merce è coperta, che ne so, soltanto per l'incendio, ovviamente di fatto è quasi una primary, a meno che appunto non ci sia soltanto appunto il rischio incendio, che diciamo in caso di sinistro da incendio. Non so se, spero di aver risposto alla domanda. Credo proprio di sì, Michele, grazie. Pascal, I'll come back to you for a moment, please, with another question, and it's the following. Qual è il valore con cui le merci vengono assicurate? Possibile assicurare il valore commerciale o solo quanto stabilito da altre normative, ad esempio un euro per chilogramma? I'll just translate that. What is the value? Oh, capisco, sta bene, grazie. I think potentially Michela might add something because it's an underwriting issue, but basically it's the insurance value is basically the value of the goods. That means the sales price or the purchase price the client will have to pay in case of destruction of the merchandise. So we will insure exactly what corresponds to the value of the good at the stage of the transportation. The 1 euro per kilo stuff is more linked about liability. So obviously, if we do insure freight forwarders or an operator, we would insure his liability. But that doesn't mean that we would insure just 1 kilo. We would 1 euro kilo. We would just insure a certain limit for his liability. And obviously, in case of claims, in case of recovery, if there is any liability, then we will pay based on the stipulation on the contract. So this is why it's important, as I said in the presentation, that we know exactly what type of contract our clients are entering into, so that we can really match the cover and the magnitude of the cover with the exposure of the clients to cover either the liability or the physical value of the goods at the time of the loss. So I don't know, Michela, if maybe you want to add something. No, diciamo che allora l'euro al chilo è relativo soltanto alla responsabilità del vettore nell'ambito dei trasporti domestici italiani, nazionali in Italia, mentre normalmente se parliamo di trasporti internazionali c'è invece la CMR che è appunto circa 10 euro al chilo, perché sono in base ai diritti speciali di prelievo. Mentre per quanto riguarda la responsabilità del depositario non è in base al valore della merce. Poi ovviamente, come giustamente diceva Pascal, è molto, diciamo, un'informazione molto importante è avere uno stralcio del contratto di logistica, proprio perché così si, benché noi non diamo nel trasporto e nella giacenza non diamo la responsabilità contrattuale, perché non sempre abbiamo comunque la possibilità di avere il contratto in mano. Però il valore della merce nell'ambito della responsabilità del depositario è proprio il valore della merce, che può essere il valore di fattura ovviamente, o di acquisto o di vendita, dipende diciamo l'oggetto dello stoccaggio, in che fase del trasporto è, se è merce che è stata acquistata dal cliente, del nostro spedizioniere ed è in giacenza, farà fede la fattura di acquisto. Se invece è merce già venduta che è in attesa di essere distribuita, allora a quel punto lì sarà la fattura di vendita. Benissimo, allora grazie tanto Michela, Francesca, Pascal. Una sessione molto interessante, una sessione in cui ne abbiamo sentito parlare anche di come strumenti ed applicazioni ci possono aiutare ad avere un quadro molto più chiaro del nostro risk exposure. E quindi strumenti che ci possono aiutare ad abbassare molto il nostro risk exposure. Avremo indubbiamente un sempre maggiore rapporto con la tecnologia, avremo sicuramente opportunità di
migliorare e facilitare la nostra vita lavorativa. Intanto oggi ne abbiamo sentito parlare di uno strumento veramente valido ed interessante. Quindi io concluderei il mio intervento qui. Vi chiedo di nuovo scusa per i problemi tecnici. Passo il timone, visto che stiamo navigando, passo il timone ad Angelica. Grazie a tutti. Grazie Marta e grazie mille anche ai nostri relatori. Stanno arrivando i complimenti anche dagli amici che ci hanno seguito da casa. Ora lascio proiettata la slide dove per chi farà il test potrà vedere le varie istruzioni. Le ho già comunque scritte in chat. Il test è aperto. Buon test, grazie ancora ai relatori e al prossimo webinar che vi ricordo essere il 13 luglio. A presto, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie mille, buona giornata. Grazie per l'attenzione, buona giornata, ciao. Grazie a tutti, buona giornata.